Plauto ebbe tantissimo successo sia in vita che dopo la morte, tanto è vero che ci sono rimaste ben 21 delle sue commedie. Le sue commedie sono pagliate, ovvero sono delle commedie latine di argomento greco, perché greca è l'ambientazione e greci sono i personaggi. In realtà queste opere hanno anche un influsso, che è quello della tellana. La tellana è una sorta di farsa, di scena comica licenziosa, che ha avuto origini nel territorio osco, ovvero nel territorio che corrisponde per grandi linee al territorio della Campania. La missione di questi due generi, che è fatta da Plauto con una abilità e con una vis comica eccellente, rende le opere plautine dei veri e propri capolavori. Plauto attingeva alle opere greche, in particolar modo alle commedie ellenistiche, ma da questi modelli si distaccava con molta originalità. Questa originalità riguardava innanzitutto la questione dei numeri innumeri, che letteralmente vuol dire versi infiniti, ed è un'espressione con cui si allude alla grandissima maestria ritmica che connaturava le opere di Plauto. Ancora un altro elemento di distacco rispetto ai modelli della tradizione greca e soprattutto rispetto al modello che è per eccellenza il commediografo ellenistico, cioè Menandro, Plauto si discosta notevolmente da questo, poiché inserisce molto spesso parti cantate all'interno delle opere. Le parti cantate invece non erano assolutamente presenti nelle opere di Menandro. E ancora un altro grande elemento che denota l'originalità di Plauto è sicuramente quella che riguarda le scelte stilistiche e soprattutto questioni come i giochi di parole, i bisticci, i qui pro quo per intenderci. Sono tutti elementi che altrimenti nella commedia greca non avrebbero avuto lo stesso significato che aveva per uno spettatore latino un'espressione particolare. Sappiate che le opere di Plauto ancora oggi vengono messe in scena e sono non solo divertentissime da vedere, ma anche molto interessanti, perché da queste si evincono molti particolari riguardanti la società romana piuttosto che l'ambito familiare romano, che altrimenti non avremmo modo di conoscere in modo così approfondito. Per cui, se vi capita l'occasione, correte a vedere una delle commedie di Plauto.